Buongiorno a tutti, benvenuti a Digital Open Day del Master DEAC, in depurazione extracorporea del paziente critico. E io sono Irene Fontoran, Project Manager in Smart, Fondazione Università degli Studi di Padova, e vi do il benvenuto a questo Open Day che rientra nella Digital Open Week. E prima di dare la parola al direttore, il professor Federico Nalesso, che ringrazio, vi fornisco alcune indicazioni più di carattere tecnico. Allora, l'audio vi invito a tenerlo spento durante la presentazione e poi in caso di domande o curiosità potrete scriverle in chat e verrà dedicato un momento finale dopo la presentazione del master dove le leggeremo e risponderemo assieme. Ricordo che questo evento è registrato e che la registrazione e le slide che il direttore proietterà gentilmente verranno messe a disposizione nei prossimi giorni all'interno del sito del master. Quindi do la parola al direttore che ringrazio nuovamente e buon ascolto. Bene, saluto tutti i partecipanti, mi presento allora appunto, io sono Federico Nalesso, sono uno dei medici dell'unità operativa complessa di nefrologia, dialisi e trapianto dell'azienda ospedaliera Università di Padova e con quest'anno abbiamo dato appunto inizio a questa iniziativa che riguarda un master di primo livello, quindi aperto a tutte le figure professionali, medici, infermieri, perfusionisti, che riguarda appunto l'ambito della depurazione extracorporea nel paziente critico. Questo master nasce appunto dall'esigenza di poter formare professionisti che siano in grado di operare in team multidisciplinare all'interno dell'area critica, nella quale appunto vengono trattati pazienti altamente critici che spesso richiedono quella che è la depurazione extracorporea non riduttivamente indirizzata solo alla sostituzione della funzione renale, ma anche appunto alla rimozione di tutta una serie di tossici che sono presenti in malattie complesse, quali la sepsi, gli avvelenamenti, le intossicazioni o malattie ancora più complesse che riguardano appunto l'insufficienza multiorganico, quali per esempio l'insufficienza epatica e renale contemporanea, e quindi diciamo pazienti molto complessi che richiedono un approccio multidisciplinare e l'applicazione di tecniche altamente complesse. Quindi questo master è appunto indirizzato alla formazione di figure professionali specializzate sia nel campo appunto medico, quindi non solo nefrologi, anestesisti, cardiologi, pneumologi, ma tutti coloro che lavorando in area critica hanno un apporto nel percorso diagnostico e terapeutico di questi pazienti, ma anche figure altamente specializzate e professionali, quali gli infermieri, che quotidianamente si occupano dell'erogazione e della supervisione di questi trattamenti depurativi. L'esigenza appunto del master è quella di soddisfare quella che è la richiesta di preparare queste figure professionali in un team. Quindi in pratica sia i medici che gli infermieri impareranno a lavorare in un team che sarà indirizzato alla depurazione extracorporea, appunto in una visione multidisciplinare del paziente. Da questo, come abbiamo già visto da questi piccoli elementi, ma molto importanti elementi della nostra vita quotidiana nell'area critica, vediamo come l'intrecciarsi di queste figure professionali, del lavoro in team e dell'utilizzo di metodiche di depurazione extracorporea, quindi macchinari altamente complessi, pongono anche delle problematiche che riguardano la sicurezza dell'erogazione delle cure, quindi la sicurezza del paziente e dell'erogazione appunto del trattamento. Il master come è stato strutturato? Il master è stato strutturato con una partenza delle lezioni il 25 novembre e una fine delle lezioni prevista per il 29 aprile, mentre proprio tutte le attività, comprese le pratiche, l'attività di tirocinio, dovranno finire entro il 28 settembre del 2023. E qui scusate, c'è un 22, in realtà è 29 aprile del 2023. Come calendario delle lezioni abbiamo scelto di erogare le lezioni e gli eventuali laboratori, le esercitazioni e quant'altro nella giornata del venerdì, quindi dalla mattina alla sera, quindi impegnando l'intero giorno, e poi occupando la mattinata del sabato dalle 8:30 alle 13:30. La modalità didattica appunto prevederà delle lezioni frontali in cui appunto verranno introdotti, come vedremo tra poco, gli argomenti fondamentali che verranno trattati nel master, ai quali poi verranno affiancati dei laboratori,
all'interno dei quali appunto tutti i discenti potranno entrare in contatto con le varie tecnologie che possiamo utilizzare, quindi vedere in vitro il funzionamento di questi macchinari e di questi dispositivi, verranno eseguite delle esercitazioni pratiche nelle quali appunto direttamente i vari discenti potranno apprendere le nozioni tecniche, pratiche di utilizzo di questi macchinari. Poi verranno strutturati dei seminari indirizzati ad argomenti particolari e una volta acquisite le prime, diciamo così, conoscenze di base, si potrà passare a delle simulazioni in vitro che poi ci permetteranno di fare delle lezioni su casi clinici specifici e poi direttamente passeremo all'applicazione delle nozioni tecniche e pratiche sul campo, quindi direttamente in area critica. E verso la fine del corso ci avvaleremo di testimonianze di esperti che appunto porteranno il loro apporto scientifico e di esperienza nei vari settori che compongono la depurazione extracorporea. I vari studenti poi potranno scegliere di utilizzare dei project work per approfondire alcuni argomenti, project work che serviranno appunto per la valutazione dell'apprendimento delle capacità tecniche e pratiche e queste capacità tecniche e pratiche poi verranno proprio impiegate nel campo attraverso uno stage che permetterà a tutti i partecipanti di frequentare le terapie intensive della nostra azienda e quindi di potersi confrontare con la complessità dei vari pazienti, come vedremo tra poco nel programma. Tutto ciò poi sfocerà in una prova finale che non sarà altro che la discussione di una tesi, di un elaborato che verrà appunto deciso insieme ai vari docenti, quindi ogni studente potrà alla fine avere un ruolo proprio attivo anche nella progressione di queste tecniche, sviluppando determinati argomenti durante appunto la durata del master. Abbiamo una frequenza obbligatoria che prevede il superamento di almeno il 75% delle ore di lezione. Come struttura, la struttura è quella della nostra azienda ospedaliera Università di Padova che, come ricordo, abbraccia tutta una serie di strutture critiche. Quindi avremo la terapia intensiva della cardiochirurgia, la terapia semi-intensiva della cardiochirurgia, l'unità di cure intensive coronariche dell'unità operativa complessa di cardiologia, una rianimazione prettamente polivalente indirizzata ai trapianti di fegato, una rianimazione prettamente polivalente indirizzata ai trapianti di polmone, una terapia semi-intensiva per i trapianti di rene, pancreas e fegato, una rianimazione centrale, quindi polivalente, terapia intensiva post-operatoria e specializzazione nel trattamento dei pazienti COVID, e poi una terapia semi-intensiva che si occupa del trattamento dei pazienti che hanno necessità di ventilazione, quindi pazienti COVID, praticamente nostra unità di fisiopatologia respiratoria, e poi una ulteriore unità subintensiva che tratta pazienti di carattere internistico che hanno necessità di un'area subintensiva per il mantenimento delle funzioni vitali. Il programma è un programma molto complesso, qui viene stato esemplificato nei vari moduli che verranno appunto trattati e prevede appunto l'introduzione di quello che è il danno renale acuto. Dopo aver introdotto il danno renale acuto si inizierà a discutere di quelli che sono i principi fisici alla base della depurazione extracorporea. Questo punto è molto importante perché verrà trattato da esperti, non solo medici nefrologi, ma anche ingegneri e bioingegneri che appunto ci parleranno di come la fisica e la chimica possano entrare nell'ambito di questo master per aiutarci a capire i processi di depurazione. Poi parleremo nel dettaglio di tutti quelli che sono i dispositivi medici che vengono utilizzati quotidianamente nella depurazione extracorporea, quindi vedremo quali sono i dispositivi e quali sono le autorizzazioni che sono state date per il loro utilizzo. Da qui in poi partiremo con dei moduli molto specifici, appunto, che introdurranno la complessità del paziente critico nelle varie aree. Quindi avremo il paziente critico in terapia intensiva, il paziente critico nell'ambito cardiologico, quindi terapia intensiva cardiologica emodinamica, il paziente critico in cardiochirurgia, quindi non solo la parte post-operatoria cardiochirurgica, ma anche la parte inerente all'utilizzo di tecnologie quali i cuori artificiali, le assistenze ventricolari, e quindi vedremo quali saranno le indicazioni renali ed extrarenali al trattamento del curativo e quali saranno appunto le indicazioni che ci permetteranno di supportare questi pazienti nelle varie realtà. Per attuare, come ben sapete, un trattamento depurativo extracorporeo sarà necessario avere un accesso vascolare ed ecco che allora
gran parte delle lezioni saranno anche indirizzate a quello che è l'utilizzo dell'accesso vascolare, il suo posizionamento, il suo management dal punto di vista medico ed infermieristico. Poi vedremo nel dettaglio tutti quelli che possono essere i trattamenti depurativi, come vengono prescritti, quali possono essere i trattamenti ibridi, quindi trattamenti di emoperfusione, trattamenti di rimozione di molecole specifiche dal circolo, tutte le possibili opzioni di anticoagulazione dei circuiti extracorporei. Vedremo come il team dovrà interagire con la prescrizione fatta dal nefrologo in ambito appunto intensivistico, e poi approfondiremo temi molto importanti per la sicurezza, quali appunto l'organizzazione delle unità operative che erogano questi trattamenti. Vedremo come la sicurezza, quindi la patient safety, si svilupperà all'interno di questa struttura, e poi vedremo quali sono gli aspetti medici di ogni unità operativa che eroga questi trattamenti e come questi aspetti organizzativi si intrecciano con quelli che sono gli aspetti infermieristici, appunto, di monitoraggio, prescrizione e controllo dei trattamenti nei vari setting assistenziali. Verso la fine del trattamento poi daremo molto spazio a quello che è l'aspetto normativo ed economico della depurazione extracorporea, quindi vedremo quali sono le normative che regolano l'utilizzo dei dispositivi e quali sono i costi appunto per far comprendere a tutti i partecipanti qual è il miglior utilizzo, quindi la razionalizzazione delle risorse. Visto poi quello che è stato lo scenario degli ultimi anni, avremo una parte terminale che riguarderà appunto metodiche di rimozione della CO2 dal sangue per supportare i pazienti preemopatici, nello specifico i pazienti affetti da Covid-19 e quindi trattati in ambiente intensivistico. Come materiali didattici sicuramente ci sarà un grosso supporto di quelli che sono gli appunti delle lezioni, ma ogni docente poi fornirà un materiale didattico completo. Quindi ogni docente si occuperà di fornire ai vari studenti materiale prodotto dal docente stesso oppure raccolte di articoli scientifici che riguardano appunto il settore di interesse del singolo modulo. Il materiale didattico che forniranno anche i docenti riguarderà quelle che sono le linee guida attualmente esistenti per il trattamento di questi pazienti, le raccomandazioni del nostro ministero, le schede tecniche dei vari dispositivi. Daremo gran spazio anche alle linee guida delle KDIGO che appunto gestiscono quella che è la depurazione extracorporea e l'anticoagulazione dei pazienti, e poi secondo l'interesse dei vari discenti forniremo gli articoli che approfondiranno eventuali argomenti di particolare interesse. Come prova finale, la prova finale consisterà in che cosa? In una discussione della tesi, come vedremo, un argomento molto interessante e stimolante per questo master, ma soprattutto il controllo dell'acquisizione delle capacità tecniche e pratiche verrà durante tutto il corso del master, perché appunto durante le simulazioni in vitro, le discussioni in aula, le discussioni riguardanti il project work, l'attività di stage, i docenti saranno in grado di interagire con gli studenti e quindi di verificare l'apprendimento di tutte le nozioni teorico-pratiche che servono appunto all'acquisizione di una capacità di erogare questi trattamenti in totale autonomia, sia per quanto riguarda la parte medica che per quanto riguarda la parte infermieristica. Per questo master quest'anno sono state previste due premi di studio che praticamente sono in grado di coprire l'intero costo del master, quindi l'intero costo, quindi le due rate verranno coperte da questi premi di studio che verranno attribuiti ai due studenti che produrranno un elaborato di tesi migliore. E i criteri appunto che verranno utilizzati per dare il voto finale agli elaborati sarà appunto la caratteristica di originalità del lavoro, la complessità dell'argomento trattato, le nuove applicazioni cliniche che potranno essere desunte dai risultati dell'elaborato e la metodologia di esposizione che lo studente avrà appunto in sessione finale di esposizione della tesi.
Come vediamo, e come dopo dirà sicuramente anche la dottoressa Fontolana, abbiamo una scadenza delle prescrizioni che è del 7 ottobre. Vi è appunto un link attraverso il quale possono essere eseguite queste prescrizioni. Poi dal 19 di ottobre saranno pubblicate le graduatorie e la scadenza per il perfezionamento delle nostre iscrizioni sarà il 28 di ottobre. Per ogni necessità qui sono riportate la mia mail, alla quale si possono appunto inoltrare mail per fare richieste proprio pratiche su quello che è l'argomento del master, e ho lasciato anche la mail della signora Paola Bruno, che sarà la nostra segretaria organizzativa del master, che poi durante il master fungerà da punto di riferimento per l'eventuale organizzazione delle attività. Sono riportati anche nelle slide quelli che sono i contatti utili, ossia dell'ufficio dottorato e post laurea del settore master e formazione continua, in caso ci siano appunto informazioni da richiedere di carattere puramente burocratico e normativo. Per quanto riguarda appunto la mia prima esposizione, ho terminato, però volevo lasciare appunto la parola adesso al dottor Giacomo Sorinelli, che è un infermiere che già opera all'interno del nostro gruppo di depurazione extracorporea nel paziente critico, quindi un infermiere esperto del settore, con il quale appunto è nata l'idea di poter fare questo master, perché appunto nascevano nel singolo infermiere che lavora nel gruppo, delle esigenze proprio anche universitarie che potessero colmare quelli che potevano essere eventuali, diciamo così, mancanze nella preparazione infermieristica in un settore così complesso quale quello della depurazione extracorporea. Quindi vorrei lasciare la parola al dottor Sorinelli in modo tale che ci possa spiegare perché lui ha sentito la necessità di dover e poter frequentare un master che approfondisca ulteriormente quella che è la sua professionalità che ha acquisito sul campo lavorando per molti anni in questo settore. Quindi prego Giacomo, la parola a te. Grazie professor Nalesso, allora buongiorno a tutti, mi chiamo Giacomo Sorinelli, lavoro presso l'unità operativa complessa di nefrologia nel servizio di emodialisi e mi sono laureato in infermieristica nel 2014 e dal 2016 sono stato assunto in azienda ospedale Università di Padova, sempre nella stessa unità operativa complessa. E sono stato di fatto assunto e in quel momento mi hanno chiesto se avessi delle preferenze in merito alla scelta del reparto. La coordinatrice delle professioni sanitarie ha ritenuto sufficiente una mia breve esperienza di tirocinio per candidarmi all'emodialisi. Ecco che appena sono arrivato in nefrologia e in emodialisi sono stato catapultato in una realtà completamente differente rispetto ad una qualsiasi degenza o in qualsiasi altra realtà avessi già avuto modo di lavorare. Fortunatamente il periodo di affiancamento per noi infermieri che lavoriamo in emodialisi è di 3 mesi. Dobbiamo imparare a conoscere le attrezzature che sono i monitor di dialisi nella fattispecie, dobbiamo imparare a gestire le varie tipologie di accesso vascolare, le fistole arterovenose piuttosto che cateteri venosi centrali a permanenza o temporanei, e imparare a interagire col paziente cronico ed intervenire nel caso di complicanze acute, tutte cose che nei tirocini durante il percorso di laurea in infermieristica non si è proprio soliti sperimentare. Di fatto in 3 mesi si può imparare tutto nella teoria, ma difficilmente si sperimenta nella pratica tutto questo, tutte queste molteplici situazioni. Nel 2019, in seguito alla pandemia di Covid, il coordinatore dell'emodialisi mi propone tra l'altro di trasferirmi dall'ambulatorio di dialisi preposto alla gestione dei pazienti cronici all'equipe preposta ai trattamenti continui in area critica, dove si gestiscono di fatto pazienti acuti. La differenza sostanziale tra la prima e la seconda metodologia di lavoro consiste principalmente nel sapersi arrangiare, poiché lavori in completa autonomia, con scarsa possibilità di confronto con i colleghi più esperti. Ecco che se pensavo di avere imparato tutto della dialisi nei 3 anni precedenti, ho dovuto ricredermi, perché i monitor e le terapie dialitiche che si sperimentano in un ambulatorio di emodialisi sono completamente diverse da quelle che si vanno ad affrontare nei reparti di terapia intensiva.
ho dovuto imparare ad interfacciarmi con i colleghi infermieri e medici dei reparti di terapia intensiva e quindi confrontarmi con un background completamente differente. Ci sono delle volte che quando arrivo in un reparto i colleghi infermieri sono contenti di vedermi perché dicono finalmente è arrivato un infermiere esperto di dialisi, possiamo chiedere a lui come risolvere la situazione. Sì, esperto di dialisi perché ho avuto modo di approfondire l'argomento, ma è un'esperienza dettata solo da un ambito lavorativo, un'esperienza molto tecnica e poco teorica. Mi domando anche come riescano alle volte i miei colleghi di questi reparti, appunto già oberati dalle loro mansioni, a riuscire ad occuparsi anche dell'aspetto dialitico, che hanno già un sacco di apparecchiature complesse da gestire, affiancare un'altra apparecchiatura complessa come quella di dialisi non è sicuramente facile. Ecco che l'esperienza, come in tutti i campi, aiuta moltissimo. Però ritengo che ci sia il bisogno di ufficializzare, di formalizzare questa expertise per identificarmi come una figura preparata e qualificata. Almeno se mi dovessero trovare in reparto e dirmi finalmente è arrivato il collega, l'infermiere esperto, potrò dire sì, dopo che avrò conseguito il master magari potrò vantarmi di questa qualifica. Come diceva il professor Nalesso, mi aspetto appunto degli approfondimenti mirati nell'ambito delle patologie, delle farmacologie, tanti aspetti medici di cui noi infermieri siamo carenti se non approfondiamo per cultura personale. Mi aspetto di comprendere dettagliatamente terapie dialitiche che andiamo a somministrare, approfondire le conoscenze sul ventaglio di terapie extracorporee esistenti, che magari attualmente non sono ancora implementate nelle nostre terapie, nelle nostre possibilità, ma che magari con apparecchiature che in futuro potranno giungere in azienda non è escluso che andremo a somministrare. Mi aspetto di poter assimilare dei concetti clinici che mi rendano il più autonomo possibile nella comprensione dei casi che mi trovo ad assistere, perché tante volte non mi rendo realmente conto di quello che sto andando a fare. Mi trovo sempre a chiedere al medico del reparto o al nefrologo conferme, valutazioni, perché di fatto non ho una conoscenza così olistica dato il mio background professionale. Ecco perché ritengo che un master specifico nella depurazione extracorporea in area critica non possa che migliorare il mio status di infermiere. Direi che concluderei. Bene. Direi che Giacomo ha spiegato molto bene quelle che sono le esigenze di un infermiere che si approccia a questo settore. Oggi avremmo dovuto avere anche la dottoressa Catarin come testimone dell'esigenza medica, purtroppo non è presente, quindi mi ha chiesto appunto di far da portavoce. E appunto il percorso di formazione che il medico deve fare per prescrivere i trattamenti di depurazione extracorporea in area critica è un percorso che è completamente diverso da quello che si impara, diciamo, nella prescrizione, come diceva Giacomo, di una dialisi cronica. Quindi la dottoressa Catarina è stata una mia specializzanda che si è appassionata dell'argomento e ha dovuto fare un salto, come direbbe Giacomo, anche un salto quantico, perché si è passati da una realtà del paziente cronico a una realtà del paziente acuto, del paziente che utilizza macchinari totalmente diversi e quindi un paziente che richiede un'attenzione completamente diversa. E da qui appunto anche lei diceva dovremmo fare qualcosa, cioè costruire un percorso che non solo formi l'infermiere, come ha detto Giacomo, cioè una figura professionale altamente specializzata che sia in grado di essere autonomo all'interno della rianimazione, nella gestione del paziente, ma creare anche una figura medica che sia in grado di prescrivere questi trattamenti, ma di riuscire a interagire con tutte le figure
che sono coinvolte nella gestione del paziente. E come ho sempre detto, io ormai dal 1999 che mi occupo di questa sub-branca della nefrologia, da come ho sempre vissuto io l'approccio al paziente, alla clinica, ho sempre capito che la cosa migliore era quella di avere un team. Quindi ci sono infermieri che lavorano tuttora con me, che sono infermieri che hanno iniziato a lavorare nel 98-99 con me. E appunto per gestire qualcosa di così complesso diventa essenziale avere proprio un team, all'interno dei quali non vi è, diciamo, una gerarchia tra le figure, ma vi è una complementarietà tra le figure. Cioè il medico prescrive il trattamento, l'infermiere è in grado di comprendere la complessità della situazione e di agire nel suo settore. Di converso, il medico deve essere in grado di capire l'aspetto tecnico della depurazione extracorporea, quindi di riuscire a comunicare con l'infermiere e di capire quali sono poi le problematiche tecniche che devono essere gestite nel singolo paziente. Quindi quando si parlava con la dottoressa Caterini si diceva: ma è diverso fare un trattamento in area critica se il paziente è un paziente con un normale CVC rispetto a un paziente che potrebbe avere un ECMO, un cuore artificiale. E quindi questa complessità, questa sfaccettatura delle competenze ha proprio, secondo noi, richiesto l'ideazione di questo master, che ci permetterà di vedere a 360 gradi quella che è l'assistenza. La cosa importante è che abbiamo capito che le varie realtà hanno complessità diverse, quindi un master di questo tipo è un master che sicuramente, fatto in una realtà quale quella di Padova, proprio pone gli studenti di fronte a una complessità tale dei pazienti che, una volta usciti dalla nostra, tra virgolette, scuola, potranno operare sicuramente in qualsiasi altra realtà, perché come avete visto abbiamo un'area critica che spazia dal semplice paziente che arriva con un politrauma al paziente complesso che ha subito magari il trapianto di due organi solidi, o dal paziente che è connesso a un cuore artificiale extracorporeo. Da tutto ciò poi, nella nostra esperienza, è nata una collaborazione molto forte con la dottoressa Leslie. La chiamiamo Leslie perché la Leslie, diciamo così, è stata una delle figure che ci ha più stimolato nella cura di quello che è l'aspetto della patient safety. Perché? Perché quando un gruppo lavora deve anche essere in grado di poter avere una visione esterna per poter comprendere qual è la sicurezza dell'erogazione di questi trattamenti in setting assistenziali che non sono i nostri. Io e Giacomo lavoriamo in unità complessa di nefrologia, abbiamo un modus operandi che rispetta perfettamente quella che è la sicurezza nel nostro ambiente. Ma quando siamo entrati in contatto con l'unità operativa complessa di cardiologia, quindi LUCIC, sicuramente l'apporto di Leslie nella gestione della terapia extracorporea è stato fondamentale, perché essendo un'esperta di sicurezza ci ha sottolineato alcune criticità che ci hanno appunto permesso di migliorare quello che era il lavoro in team. E adesso appunto vorrei lasciare la parola a Leslie per l'introduzione a quello che è il rischio clinico nella depurazione extracorporea, quindi la necessità appunto di avere un master che trasversalmente formi questi professionisti nell'ambito della comunicazione, come diceva Giacomo, nella comprensione di quello che stiamo facendo e soprattutto nella mappatura del rischio, nella rilevazione degli incidenti, quindi nell'implementazione di quella che è la sicurezza in ogni setting assistenziale. Cosa molto importante, soprattutto rispetto a tutto ciò che ci è successo negli ultimi anni, che ha visto l'utilizzo di medici e infermieri in ambito critico, anche senza preparazione nei singoli settori, quindi infermieri che si sono interfacciati con una depurazione extracorporea che precedentemente erano in medicina. Viceversa, medici specializzandi che di colpo si sono ritrovati a essere medici strutturati, che hanno dovuto affrontare argomenti molto complessi, quali appunto la gestione di una circolazione extracorporea in pazienti molto critici. Quindi passo la parola a Leslie, che appunto ci darà il suo apporto come infermiera esperta della patient safety e del rischio clinico. Buongiorno a tutti. Appunto, come avete già spiegato, sono un'infermiera che lavora in unità coronarica a Padova. Sì, i trattamenti depurativi extracorporei sono di per sé già complessi. Abbiamo visto anche che c'è stato un incremento di un errore dei rischi a cui sono soggetti, appunto per, come dicevo, sono pazienti complessi, hanno anche ulteriori trattamenti in corso quasi sempre, il grado di criticità aumenta.
col passare del tempo abbiamo iniziato a notare quali fossero, a cercare di mappare più che notare quali erano queste difficoltà che si riscontravano. E man mano che andavamo avanti con questi trattamenti, abbiamo cercato sempre in collaborazione di trovare, individuare i rischi e cercare di trovare una soluzione attraverso anche l'impiego di linee guida, protocolli, procedure che man mano che si va avanti si implementeranno, spero, sempre di più. Penso che il master sia molto, molto interessante, sarebbe una realtà a cui dovremmo andarci tutti incontro per imparare sempre di più, perché è un mondo molto complesso e di conseguenza ci vuole preparazione per seguire questi trattamenti, e vi auguro che ci sia una bella... un bel interesse, insomma, in tutto quanto. Ti ringrazio, Leslie, per la tua, appunto, testimonianza. Adesso, visto che si sono connessi il dottor Zanella e la dottoressa Protti, a cui ricordiamo, appunto, che parte di quello che abbiamo detto è stato registrato, quindi sarà disponibile. Però, appunto, visto che vi siete collegati e siete un po', diciamo così, anche voi degli esperti di questo settore, perché vi siete appassionati fin da subito dell'argomento, magari se volete dire anche voi due parole di quello che è un po' la vostra richiesta di formazione in questo settore, che comunque la scuola di specialità riesce a dare, ma fino a un certo livello, appunto, perché se la specializzazione non è condotta in un ambiente complesso, quale potrebbe essere per esempio la nostra realtà, comunque la depurazione extracorporea nel paziente critico diventa qualcosa di più riduttivo e che forse non viene così approfondito. Secondo la vostra esperienza a Parava, come vi siete trovati? Che cosa vi aspettereste di imparare in più da un master? E la voce. Mi senti? Mi sentite? Vi sentiamo a tutti e due. Ok, ecco. Allora, parto io dicendoti, appunto, Federico, che per me Padova è stata assolutamente una cosa formativa al massimo proprio per quanto riguarda i trattamenti extracorporei, specialmente proprio in ambiente intensivo, perché effettivamente questa è l'unica realtà probabilmente in Italia in cui veramente i nefrologi sono formati per quanto riguarda proprio, appunto, la CKRT, diciamo. Da altre parti sono gli anestesisti che la fanno, da altre parti vengono fatte prescrizioni, diciamo, non proprio secondo linee guida precise. Noi invece, diciamo che da questo punto di vista, devo dire, siamo effettivamente, grazie alla tua guida, anche molto, molto, diciamo, precisi, proprio anche, usiamo formule matematiche, insomma, riusciamo abbastanza a fare delle prescrizioni che, appunto, possono essere dal punto di vista depurativo, ma anche dal punto di vista proprio della coagulazione del filtro, ci garantiscono di avere, appunto, un trattamento che sia al massimo della depurazione, ma anche senza rischiare che ogni 24 ore ci soccoaguli il filtro, per tanti motivi diversi, appunto, che ovviamente in questo master io mi aspetto di approfondire ancora di più, ovviamente. Questo è anche, cioè, sicuramente le indicazioni, appunto, le conosciamo perché, appunto, le facciamo tutti i giorni. Le varie metodiche le conosciamo. Chiaro che magari se ci fosse qualche altro filtro che possiamo usare, oltre ai classici, ai cut-off, ai retention set, tutti quelli che usiamo, che possiamo anche imparare ad usare, anche ti dico, dal punto di vista mio personale, ad esempio, io proprio dal punto di vista, diciamo, pratico, mi piacerebbe anche poter proprio vedere sulle macchine quello che ho già visto, però, insomma, poter anche proprio applicarle praticamente queste cose. E poi anche, ti dico, mi piacerebbe molto approfondire più l'ECMO, diciamo, e appunto tutto il trattamento extracorporeo, però nel paziente cardiochirurgico, appunto, anche attaccato in ECMO, quindi tutte queste cose che sono un po' più specifiche, però, appunto, che sì, ok, prescrivere un trattamento è un conto, ma anche effettivamente proprio potersi approcciare al trattamento da questo punto di vista pratico è una cosa che mi interesserebbe a me, ecco, personalmente molto. Ecco. Bene. Quindi direi che anche la vostra esigenza è quella, appunto, di avere un supporto che non è solo teorico prescrittivo, ma anche qualcosa di proprio pratico che vi permetta, come vogliamo che sia, che il medico possa eventualmente entrare in una rianimazione, montare un apparecchio, un'apparecchiatura, seguire il trattamento, gestirlo e adattarlo a quella che potrebbe essere una realtà complessa come l'utilizzo nell'ECMO, l'utilizzo nel paziente complesso con magari un cuore artificiale. Quindi direi che per quanto riguarda qui, abbiamo risposto forse alle domande che
molti si sono posti. Non so se Maria Paola abbia qualcosa da dire anche lei o se Ruggero ha espresso anche la sua opinione. No, condivido anch'io, nel senso che essendo un punto di forza della scuola di specializzazione di Padova, mi aspetto di approfondire, appunto, di specializzarmi in un certo senso in questo ambito e appunto per appunto approfondire determinati aspetti in specialità magari eseguito delle prescrizioni magari un po' base per appunto gestire l'emergenza, ma magari mi piacerebbe imparare qualcosa di molto un po' più fine, esatto, sì, molto più personalizzabile. Perfetto, direi che adesso possiamo ripassare la parola alla dottoressa Fontolan, che penso voglia concludere il nostro collegamento con, non so se ha delle informazioni tecniche da dare per la registrazione. Sì, volentieri professore. Allora, se gentilmente può togliere la condivisione, che condivido certo. Anche io una slide. Allora, un secondo che apro. Scusate. Ecco qui. Allora, dovreste vedere la condivisione? Sì. Ok. È andata via. La riapro. Ok. Allora, volevo ricordare appunto la scadenza delle preiscrizioni, quindi il 7 ottobre alle 12:30, e che è propedeutico preiscriversi per poi poter iscriversi e procedere con l'immatricolazione al master stesso. Il sito è appunto quello del master che lo trovate all'interno della piattaforma UEL. La registrazione e dell'incontro e le slide verranno condivise appunto nei prossimi giorni sul sito del Master. Ricordo anche che c'è la possibilità per chi fosse interessato di organizzare insomma un colloquio individuale, e quindi potrete scriverci alla mail che vedete qui, formazioni.smart.it. Adesso ve la condivido qui in chat. E un secondo anche che vi condivido il link della pagina del master direttamente, qui sempre nella chat, ecco. E niente, io ringrazio tantissimo il direttore professor Malesso, i relatori, il dottor Sorinelli e la dottoressa Oramas, e anche a voi tutti i partecipanti di essere stati appunto partecipi a questo Open Day. E non so se il professore ha qualcos'altro da dire, altrimenti passiamo appunto proprio ai saluti finali. Niente, vorrei salutare tutti e ringraziare appunto coloro che hanno partecipato. Grazie mille a tutti, arrivederci. Arrivederci, ciao.